Cari amiche e cari amici di Formula1.it, benvenuti al nostro consueto appuntamento dopo Spa-Francorchamps. Dopo questa ripresa e con queste nuove direttive TD 39/22, che onestamente pensavamo redistribuissero un po' di variabili e di varianti nella lotta, quantomeno per il titolo costruttori, ci sperava la Ferrari, ci sperava la Mercedes, ci ha guadagnato tantissimo la Red Bull. Questo è poi il bilancio, vettura perfetta interpretata da un pilota che è stato e non è la prima volta ancora migliore, probabilmente se possibile, rispetto alla monoposto. Questo è quanto. E quindi ancora una volta giù il cappello di fronte a Max Verstappen, di fronte al team Red Bull, non soltanto alla macchina Red Bull, perché ancora una volta poi abbiamo visto una gestione strategica, anzi diciamo tattica in primis, prima della partenza e strategica durante la gara, dalla quale c'è soltanto da imparare, anche se mi sembra che da alcune parti non si voglia imparare, però lì ci arriveremo. Isoliamo alcune istantanee di quelle che ci sono rimaste negli occhi, perché è stato un gran premio dove sarebbero corse il triplo delle telecamere, pieno di sorpassi bellissimi. Uno in particolare, diciamo, si consegna non soltanto alla storia della Formula 1, perché va messo nel novero dei 20 più belli di sempre, ma anche perché straordinariamente somigliante, e l'autore Esteban Ocon ci ha anche un po' scherzato sul suo profilo Twitter, a quello del 2000, sempre a Spa, di Mika Häkkinen, quando nell'intento poi riuscito di superare Michael Schumacher, impallinò, diciamo così, anche Riccardo Zonta, proprio all'uscita dell'Eau Rouge e prima della Combe. E lo stesso è accaduto ieri, è accaduto, sì, a questo punto ieri, per quando vedrete il video, con Esteban Ocon ai danni di Gasly e poi di Sebastian Vettel, con delle macchine che sono molto più larghe e molto più ampie. Attenzione, quindi, almeno a giudizio del sottoscritto, un vero pezzo di bravura che brilla, dobbiamo dire, all'interno di una gara piena di pezzi di bravura. Altra istantanea, ma forse il più grande errore commesso, almeno negli ultimi 2 anni, perché lui poi non è che ne abbia commessi molti, all'interno della bagarre da Lewis Hamilton. Un errore per certi aspetti inspiegabile, che si può motivare con la fame di risolvere subito l'uscita dalla bagarre stessa in un Gran Premio nel quale tenevano molto in Mercedes e nel quale lui credeva molto, quindi veramente ovviamente da matita blu quello che abbiamo visto da parte di Hamilton. Mi è piaciuto però molto poco a livello proprio comunicativo, di immagine, di scalfitura di quel campione che è Fernando Alonso, l'audio dello stesso Alonso, per quanto a caldo, per quanto ovviamente ce l'avesse a morte con Hamilton in quel momento, però la frase che pronuncia sul ragazzo che è bravo soltanto quando parte primo, eccetera, mi ha dato la sensazione, pur se ovviamente pronunciata molto a caldo, che Alonso ce l'avesse proprio in canna, non vedesse l'ora di poterla diramare e diffondere attraverso un team radio. Ripeto, è una mia sensazione, per una frase troppo articolata per essere soltanto frutto, scusate il termine, di una incazzatura. Non mi è piaciuto a livello comunicativo Alonso per due questioni. La seconda riguarda la Ferrari, riguarda il suo, sulla quale ovviamente a livello strategico ancora una volta abbiamo tantissimo da dire, stavolta come poche altre, però che Alonso si permetta di ridere di fronte alle telecamere di Sky e di dire: ma la Ferrari fanno sempre cose particolari, cose strane. Lui che è stato anche un pilota della Ferrari, farei notare, francamente secondo me avrebbe, e l'abbiamo anche scritto sul nostro pezzo su Formula1.it, che avete sempre, e grazie tra l'altro alla bontà di leggere,
Qualcuno dall'ufficio stampa della Ferrari queste cose le dovrebbe anche far notare. Capisco che non è la questione principale, potreste anche dire che si tratta di una questione di lana caprina, secondo me così non è, non è soltanto forma, è anche sostanza. Detto ciò, poi dobbiamo arrivare a parlare, ai noi, muretto Ferrari. Io comincio a dire il regno dei condizionali, quando addirittura si arriva nelle fasi comunque calde di un Gran Premio che, sì certo, era già improntato alla mestizia per come si era mostrata subito imprendibile la Red Bull, per come la Ferrari, diciamo così, arrancava e, diciamo, se la doveva vedere anche con scuderie che in altre gare sono state invece tenute bene a distanza, lo sappiamo, non parlo soltanto di George Russell, sentire interpellare il pilota stesso, ma tu che pensi, adesso che facciamo? Poi lo sbaglio della stima di dove si sarebbe Charles Leclerc, perché poi tocca sempre a lui, venuto a trovare una volta uscito dai box con questa decisione parecchio cervellotica dell'ultimo giro, obiettivo poi non raggiunto, ma insomma ne abbiamo viste tante. Tra l'altro a Spa-Francorchamps abbiamo iniziato a vederle onestamente da sabato, dal treno di gomme sbagliato, e in una situazione come questa, anche dal punto di vista dell'ennesima serie di dubbi non sciolti dal punto di vista comunicativo a fine gara, come vedete, ce lo siamo quasi dimenticato, cioè passa sotto traccia anche il discorso del podio, del terzo posto di un Carlos Sainz che di più non poteva fare, così come Charles Leclerc di più non poteva fare. A nostro giudizio i piloti della Ferrari più o meno meritano 8 Sainz, 7,5 Leclerc, però il coefficiente di difficoltà vissuto da Leclerc, non per colpa sua ma per colpa del team, pesa tantissimo, quindi ancora una volta dal punto di vista prestazionale ai piloti Ferrari non si può dire nulla. Uno di loro, cioè ovviamente il Monegasco, è sempre più sfortunato per quanto riguarda le, non le decisioni, ma le indecisioni del team. Ancora una volta poi sul motivare la questione, Binotto è stato bravo a fare una cosa, cioè a svicolare, a non farci capire bene cosa sia successo, dove sia stato, dove sia, in che punto si sia verificato l'ennesimo fraintendimento. Ecco, al di là di valori che si sono, per quanto riguarda Ferrari e Mercedes, a questo punto dobbiamo dire livellati verso il basso, del fatto che per la prima volta abbiamo visto una macchina che non arrivava neanche a mettersi negli specchietti del Red Bull quest'anno, perché questo è un fatto. Dobbiamo registrare una china che non si inverte, un andamento che non cambia, cioè quello non soltanto dell'incertezza ai box che si traduce in decisioni parecchio cervellotiche, però ripetiamo, nemmeno Fernando Alonso si può permettere di scherzarci, chiusa parentesi, però poi del fatto che sembra sempre difficile motivarle, e allora si continua ad aggirare il discorso. Questo non fa bene alla Ferrari, all'immagine della Ferrari al di là della Formula 1, e poi genera ironie, motteggi nell'era ovviamente dei social, e francamente è un discorso sul quale bisogna lavorare ancora più che sulla macchina. Questo almeno è il mio giudizio, con i piloti che continuano ad essere vittime di questa questione, di questa situazione. E qua purtroppo speriamo di dover, sin da Zandvoort, dall'Olanda ovviamente, di poter dire cose diverse, ma con la possibilità di competere per il secondo posto nel titolo costruttori, che a questo punto non è più così sicura. Ci aspettavamo altro? Sì, ci aspettavamo di divertirci di più come ferraristi? Sicuramente sì, non che non ci siano stati motivi e focolai di interesse in un Gran Premio come questo, però abbiamo rivisto cose da 2020, cioè
impossibilità di perlomeno insidiare l'avversario, ecco, per colpa stavolta della macchina, del motore, ma ancora una volta per il complicarsi la vita da soli. Questa cosa non è degna della Ferrari, semplicemente. Vi ho già tolto troppo tempo, alla prossima, tanto ne passerà poco.